Ciao a tutti, sono Matteo Ferrari di Fitness System. Ci troviamo anche oggi, come nel video precedente, in Val di Non. Siamo a Livo e nell'azienda di De Pretis Giovanni. Vedremo oggi un impianto di ciliegio, un sistema di allevamento totalmente innovativo per il ciliegio sulla base di quello nato con la vite e poi portato avanti col melo, in particolare proprio qui a Trento dall'Istituto di San Michele nella figura del professor Dorigoni, che saluto. E niente, quindi siamo partiti dallo stesso concetto di frutteto pedonabile, dove ogni operazione viene eseguita da terra, operazione in particolare intendo la raccolta e la potatura, e abbiamo realizzato questo ceraseto, questa prova di ceraseto a Guyot. Abbiamo la varietà, in questo caso nello specifico è Cordia, allevata su Gisella 5, e siamo partiti da piante a B-Baum, piante a doppio asse, dove abbiamo preso ogni asse e l'abbiamo inclinato dalla parte opposta rispetto alla sua naturale. L'abbiamo inclinato e legato a questo filo di sostegno, al primo filo, circa mezzo metro d'altezza. Cosa succede? Sdraiando completamente le due branche, queste diventano branche permanenti della pianta, abbiamo costretto appunto la pianta a spingere in verticale. Cosa sono usciti? Sono usciti questi cordoni, questi sono i cordoni semipermanenti della pianta, semipermanenti perché dopo 3, 4, 5 anni verranno sostituiti con altri nuovi. E in questo caso, essendo una prova, abbiamo utilizzato un sesto di impianto troppo stretto, perché abbiamo già destinato questa misura. E qui abbiamo 1,20 tra pianta e pianta, ma l'ideale è 1,60, 1,80, anche 2 metri, conforme poi con la lunghezza degli estoni del bivalve. In questo caso le piante erano molto belle, quindi estoni molto lunghi, per quanto li abbiamo filati in questi punti. Spero di non cadere, perché la neve ancora inizia a sciogliersi, e quindi li abbiamo cimati, però l'ideale sarebbe che le due branche, i due cordoni permanenti non si sovrapponessero mai. Dove finisce uno dovrebbe iniziare quello dell'altra pianta e non essere appunto sovrapposti. Veniamo ora alla potatura vera e propria, che consiste nell'andare a cimare i nostri cordoni permanenti, cordoni verticali. Come ho detto, la produzione avverrà lungo questi assi, questi cordoni, e la produzione prevista per ogni cordone è di circa 0,05-1 kg a seconda del numero dei cordoni, che siano 6-10 cordoni per pianta. E con un numero di piante di 2000 piante a ettaro, la produzione prevista è di circa 200 quintali di ciliegie. Ovviamente parlo di ciliegie 28-30 più, con un peso di medio di circa 15 grammi per ciliegia. Veniamo quindi alla potatura. Andremo a pizzicare, a richiamare in punta come sempre i vari cordoni su gemme a legno. Vado a toccare tutti. Andiamo con l'altra pianta, adesso ci fermiamo. Poi scendo a toccare altri brindilli inseriti sul cordone. Questo ha già 2 anni, questo pezzo di cordone permanente, in quanto è uscito subito nel primo anno. Qui siamo in terza foglia, come ho detto prima. E vado poi ad accorciare anche qualche altro brindillo uscito durante l'annata, sempre molto stretto, in quanto dobbiamo contenere il più possibile la parete ad una distanza massima di circa 30 cm. Quelli troppo rasi al terreno li vado ad eliminare. Questi sono i futuri brindilli, i futuri cordoni permanenti, nel senso che probabilmente quando questi mi si esauriscono tra qualche anno, ho questi qui che prendono il loro posto. Questi verranno completamente tagliati, speronati ad una certa altezza, in modo
che poi mi ricacciano su e quindi riprende la formazione di altri cordoni semipermanenti. La potatura è abbastanza semplice, si tratta tutto di contenere la vegetazione in uno spazio limitato appunto a 30 cm e andare a chiamare i cordoni semipermanenti. L'altezza massima dei cordoni sarà di 2 metri, che è poi l'altezza massima che raggiungerà tutto l'impianto. Ecco, direi che siamo finito. Vi risaluto, alla prossima, ciao a tutti dalla Val di Noce.